No, no, bella, bella sa sta, bella, no, di bella è bella, ma vaffanculo assurdo. Che giornata di merda! È incredibile! Quando proprio le cose vanno tutte male, tutte qua. Però è una questione di karma, io credo nel karma. Quando le cose vanno tutte male, è perché significa o che te lo meritavi, oppure che qualcosa di bello sta per succedere, capito? E quindi apprezziamo la sfiga nella vita perché vaffanculo. C'è un frigo bar, chi se lo aspettava? Non c'ho. No, no, invece c'ho proprio voglia di, che ne so, di una buonissima birra. Tanto paga quella compagnia di merda e vaffa. Tu vedi che porco cane, poi non deve bestemmiare. Forse ne apro un'altra, si sa mai. Allora, che cosa è successo? Niente, praticamente io dovevo andare oggi a Washington per fare una. Partecipare a una conferenza. La conferenza iniziava non domani, iniziava dopodomani, quindi ho detto vado un giorno prima, così ho un giorno pieno per visitarmi Washington senza problemi. Tra l'altro era la conferenza sulla green chemistry e le risorse rinnovabili, la vabbè, insomma, che è successo? È successo che praticamente il mio volo durava 11 ore e prevedeva uno scalo da Amsterdam a Reykjavik in Islanda e poi da Reykjavik il volo per Washington DC. Allora, che succede? È successo che io arrivo all'aeroporto, tutto così bello carino, e il volo è in ritardo. Allora, quelli mi hanno detto prima: è in ritardo di mezz'ora. Ho detto vabbè, poi è in ritardo di un'ora. Vabbè, è in ritardo di 2 ore, vaffanculo, di 3 ore, picchita morte, di 3 ore, qua, vaffanculo. E c'era un po' di disperazione nell'aria. Le persone che dormivano lì erano un pochino poco contente, diciamo, però l'avevo presa con filosofia. Ho detto va bene, ok. Casomai non riusciamo a partire oggi, o perlomeno ad arrivare oggi a Washington, arriverò soltanto a Reykjavik. Generalmente, quando ci sono queste cose, che cosa succede? Succede che la compagnia aerea ti paga la notte in albergo, come questo. Quindi ho detto, vai, che bello, allora mi faccio una notte a Reykjavik, ne approfitto anche per uscire, bere, mangiare il pesce crudo, quello sfatto, che ne so che cacchio si mangia in Islanda, e poi riparto il giorno dopo, magari c'ho il volo anche il pomeriggio, quindi capito, me la godo proprio. E quindi, come potete vedere, riesco a cogliere i piccoli piaceri anche dal disagio che mi perseguita. Purtroppo, che è successo? È successo che a un certo punto mi dicono, no. Forse non ci arriviamo più a Reykjavik, ti faremo sapere. E quando mi fate sapere, dico io, no, devi aspettare qui fino a mezzanotte, fino a mezzanotte. Ma come cazzo si fa? Come si fa? Vabbè, devi aspettare qui fino a mezzanotte, in cui ti faremo sapere il tuo destino, se sopravviverai, se arriverai mai da qualche parte e se vaffanculo. Allora, che cosa ho fatto io? Che sono una persona molto pacata. Ho detto, vabbè, adesso vado a mangiare, che non c'è un cazzo da fare, che fa? Vado a mangiare. Vado a mangiare, mi prendo questo hamburger da 25.000 euro vegetariano con un sacco di cose che non so manco che fossero commestibili. Tiro due morsi, due. L'altoparlante dice: il volo per Reykjavik sta partendo. E allora lo vedi che sei stronzo? Lo vedi che sei stronzo? Lo fai? Cioè, è per me, che cazzo? E insomma, uno corre così, non ho manco finito di mangiare sto cazzo di paese. Oh, ci siamo sbagliati! Il volo è stato cancellato. Allora, chita morta. Allora, lo vedi che è colpa tua. E vabbè, allora. Il volo è stato cancellato. Che cosa facciamo? Facciamo una bella fila lunga, lunghissima. Tra l'altro, perché è stato cancellato? Non si è capito. Ci hanno detto, c'è un problema. Dobbiamo cambiare le ruote. Che cosa? Stiamo cercando un difetto tecnico. Che cosa? Ah? Ma che cazzo è? Vabbè, e insomma, mi hanno dato l'albergo per stanotte, no? L'albergo Steigenberger. Tu dici, ma scusa, ma tu vivi ad Amsterdam, perché dovresti prenderti l'albergo? Uno, perché è un albergo 5 stelle. Due, perché sti pezzi di merda devono pagare. Tre, perché c'era il frigo bar e adesso glielo consumo tutto, anche le cose che non mi va. Anzi, sai che c'è? Gliele sfascio, così pagano comunque. Come se non bastasse, domani c'è la colazione che me la pagherò loro e soprattutto oggi vado a cenare. Io non c'ho fame per un cazzo, c'ho ancora quel panino che mi è rimasto sopra, però io vado a cenare e ordino 25 milioni di cose che questa compagnia di merda andrà a pagare. Vaffanculo, non so se ci arriverò mai a Washington. Buona questa aranciata, proprio quello che volevo insieme alla birra.